Il sistema sanitario nazionale è composto dal pubblico puro, quindi gli ospedali pubblici, e dal privato convenzionato. Quindi il privato convenzionato è di fatto integrato nel sistema sanitario nazionale e quindi è parte integrante. Le risorse che quindi vengono destinate al Servizio Sanitario Nazionale sono destinate anche al privato convenzionato. Noi chiediamo con questo convegno che da Frosinone parta un nuovo messaggio in cui si possano gestire meglio quelle risorse, quindi orientare meglio le spese in funzione delle esigenze del territorio. Una parte delle nuove spese che si possono dedicare, per esempio, sono quelle del fuori regione, quindi dell'extraterritorialità. Quelle sono tutte spese che oggi vengono perse dai territori e potrebbero essere valorizzate all'interno dei territori stessi. Integrazione nel campo sanitario tra pubblico e privato, possibile? No, io dico doverosa, ma lo impone la costruzione del nostro sistema sanitario nazionale, che si compone appunto di un servizio sanitario pubblico e del ruolo di un accreditato che deve essere sinergico. Quello di cui però noi abbiamo bisogno è che il sistema sanitario pubblico e l'istituzione, in questo caso Regione Lazio, sia il regista dell'offerta sanitaria del pubblico e del privato attraverso un rapporto corretto nel dare in ultima analisi il servizio al cittadino. Se si va su un privato convenzionato per alcune tipologie di interventi, c'è sicuramente un risparmio da parte del Servizio Sanitario Nazionale, un'ottimizzazione di risorse e anche una tempistica diversa. Quindi io ritengo che il convegno di oggi sia un punto di partenza per dirimere queste competenze. Il pubblico, così come l'abbiamo conosciuto 30 anni fa, ormai non esiste più. Se andiamo in altre regioni, faccio Lombardia, ma anche Roma, dove c'è il Gemelli, che è una struttura convenzionata, è chiaro che adesso questo tipo di strutture stanno anche prendendo il posto, per tanti aspetti, delle strutture pubbliche. Perché? Perché riescono a fare meglio in tempi diversi, ma anche con un'economia che è diversa. Tutto questo ne guadagna il cittadino. Un importante intervento del commissario straordinario dell'ASL di Frosinone, Sabrina Pulvirenti, che ha sciorinato una serie di dati, trovandosi sostanzialmente in linea con quanto affermato e proposto da Alessandro Casinelli, presidente regionale di Federlazio Sanità. Sì, buongiorno a tutti. Intanto grazie per questa domanda importante. Noi, l'azienda sanitaria locale di Frosinone, sta in un percorso di analisi epidemiologica della domanda e dell'offerta. Le strutture accreditate sono partner dell'azienda sanitaria locale di Frosinone e dobbiamo attivare un regolare rapporto di richiesta e di domanda e di offerta basata su quello che serve alla nostra popolazione. Quindi fondamentalmente sì, assolutamente in linea con la cornice entro il quale si muove, diciamo, l'azienda e l'associazione. Quindi si può parlare di un percorso che inizia proprio oggi qui, da questa sala della Federlazio? Beh sì, considerando che io sono 3 mesi e mezzo, 4 mesi che sono in questa azienda, assolutamente sì. Questo è un link ed è un percorso che iniziamo insieme in totale trasparenza, a tutela non solo, come diceva qualcuno, della platea dei posti di lavoro, ma è soprattutto a tutela, per la parte ovviamente accreditata, e a tutela dei nostri cittadini, a tutela dei nostri pazienti, che dalle zone disagiate alle zone più vicine ai 4 nostri nosocomi devono trovare tutti nello stesso modo e nei tempi corretti e giusti la risposta ai propri bisogni di salute. Perché, come ho detto i primi giorni, noi non dobbiamo lasciare nessuno da solo. E questa è la cosa più importante. Per una mobilità passiva solo l'ASL di Frosinone spende purtroppo molti milioni di euro e questo produce chiaramente, è un'opportunità in questo momento, perché sono denari che noi possiamo invece dedicare all'interno dell'ASL di Frosinone, con le strutture che già sono all'interno dell'ASL di Frosinone e che quindi possono erogare quelle stesse prestazioni senza costringere i pazienti a fare i viaggi della speranza verso Roma, verso le altre regioni, anche magari verso l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Lombardia. Insomma, non serve. Noi qui abbiamo tantissima eccellenza sanitaria, bisogna solo metterci le risorse. E soprattutto se deve bloccare l'emorragia verso il fuori regione.
certo. Sia di pazienti che di professionisti. Assolutamente, questo lo stiamo cercando di costruire perché la Regione ci è molto vicino, ci sta aiutando a reperire le nuove leve, ossia noi lasciamo e costruiamo qualcosa quando il chirurgo o comunque il collega giovane ha una prospettiva di carriera, una prospettiva di costruire, di formarsi, di tenersi aggiornato. Abbiamo un parco tecnologico molto importante, abbiamo un'azione di formazione. Proprio oggi alcuni radiologi interventisti firmavano il contratto a tempo indeterminato con questa azienda, con un concorso importante che la Regione Lazio ci ha autorizzato, proprio per attivare la radiologia interventistica, per attivare l'urologia, la chirurgia vascolare. Ma noi dobbiamo costruire un futuro a queste giovani leve, altrimenti andranno nelle regioni limitrofe e i nostri pazienti li seguiranno. Quindi intanto questo è il primo fondamentale passo. Il presidente di Federlazio Sanità, Alessandro Casinelli, nel corso del convegno che è appena terminato, ha lanciato la proposta, l'idea di partire da Frosinone con un percorso nuovo che preveda il pubblico nella veste del soggetto che deve dire poi al privato convenzionato cosa fare e cosa no. Lei invece è andata oltre parlando di sinergia. Ma assolutamente, io sono sempre molto rispettosa del ruolo di tutti e credo molto nell'intelletto di donne e uomini che per ognuno dalla propria parte cerca di dare il meglio di sé nel proprio percorso. Quindi io penso che il confronto continuo basato sull'onestà intellettuale che costruisce sarà un punto fondamentale per dare risposte ad esempio alle liste d'attesa, che è un annoso problema che saremo pronti a risolvere in modo imminente e concreto, che risponda così al bisogno di salute dei cittadini e anche alla dignità di chi fa politica. Si riuscirà quindi in conclusione a bloccare questo esodo dei pazienti e anche dei professionisti verso le regioni limitrofe, la famosa e dannosissima mobilità passiva? Dobbiamo impegnarci ad essere attrattivi per i grandi professionisti che il nostro paese offre, metterli in condizione di lavorare garantendo loro il merito e la possibilità di crescita in base alla grande professionalità che possano offrire e in ultima analisi a come abbracciano e si prendono cura dei nostri cittadini. Parliamo quindi di una possibilità di programmare i servizi sanitari partendo dal basso, esaminando quelle che sono le reali esigenze del territorio. Esattamente, è proprio così, quindi è un'operazione a costo zero per la Regione Lazio e anche per il sistema sanitario nazionale, per cui è un'operazione solo di organizzazione sanitaria migliore e più efficiente, orientata appunto alle esigenze dei territori. E tutto parte oggi da Frosinone, ci sono stati già dei contatti con i referenti regionali? Tutto parte da Frosinone, oggi è proprio il momento in cui noi proporremo questo ai referenti regionali e riteniamo che ci sia, perché il governo regionale è nuovo, l'ASL ha un nuovo governo e per cui riteniamo che possano esserci i presupposti per fare un nuovo percorso. Anche il settore farmaceutico si trova nelle stesse condizioni? Farmacia abbiamo mille problemi perché purtroppo i prezzi alla produzione stanno salendo in una maniera esorbitante anche con queste purtroppo guerre, con il blocco del canale di Suez, e le aziende farmaceutiche non ce la fanno più a produrre a quelli che sono i prezzi imposti dal Comitato Interministeriale della Programmazione Economica, e quindi questo si riflette sul campo farmaceutico perché in farmacia non si trovano i farmaci e questo significa che le farmacie non esercitano in maniera compiuta quella che è la loro funzione stabilita dal Servizio Sanitario Nazionale, ma soprattutto che i cittadini non si curano, e quindi anche qui bisogna metterci bene le mani. Quest'ultimo aspetto infatti è molto grave, molto serio, perché aumenta la quantità percentuale assoluta dei cittadini che non possono curarsi, che rinunciano a curarsi o si curano male. Come si può ovviare a questa problematica? Bisogna iniziare a rivedere quelli che sono i prezzi, perché mantenere dei prezzi così bassi in regime convenzionato col Servizio Sanitario Nazionale non è più possibile, ma non lo diciamo noi farmacisti, lo dicono le aziende farmaceutiche che non riescono più a produrre a questi con questo tipo di regime di prezzi, e quindi i farmaci mancano. Noi abbiamo un prontuario farmaceutico di 30.000 specialità, stiamo lavorando sì e no con 5-6.000, quindi questo significa che
tanti cittadini, tanti pazienti, chiamiamoli come con il vocabolo giusto, non riescono a curarsi con il farmaco che è adatto a loro e purtroppo devono ripiegare su farmaci quelli che si trovano, ma purtroppo molto spesso non sono adatti alle loro patologie, quindi ecco perché insomma si deve rivedere un po' tutto anche a livello europeo, perché poi queste qui sono anche normative europee, ma non voglio scendere in politica.